proprio con la festa della esaltazione della croce. Il primo gesto che abbiamo fatto quando abbiamo chiuso il recinto è stata la croce che abbiamo issato proprio al centro del recinto, quella croce di legno che è stata fabbricata con molta arte, appunto perché in questo luogo è la croce che deve regnare. Questo luogo è il luogo dove si viene a piangere il proprio peccato e dove si implora pietà e misericordia per i peccati del popolo, per i peccati della città. Abbiamo eretto la Via Crucis, appunto per invogliare la gente a pregare, a lacrimare, a battersi il petto e a digiunare per i peccati nostri, per i peccati degli uomini. E abbiamo anticipato l'apertura di questo centro, appunto per farlo coincidere con l'esaltazione della croce, perché è attorno alla croce che noi vogliamo sistemarci, perché nella croce è la nostra salvezza. Oggi il Signore si chiama sotto la croce di Cristo Signore, e tutti, deponendo le nostre corone, le nostre vesti, dobbiamo prostrarci ai piedi della croce e dobbiamo lasciarci attirare da colui che dalla croce regna e invita tutti a prendere la croce e a seguirlo per partecipare come della sua passione, così della sua gloria. E allora iniziamo questo santo rito con l'immagine della croce issata qui al centro di questo tempio, come issata al centro del recinto. E l'invito che io vi rivolgo è di guardare la croce. I vostri padri morirono nel deserto quando furono morsi dai serpenti velenosi. Ma come guardando al serpente issato da Mosè tutti guarivano, così anche chi guarderà me. Sono le parole del Signore. Noi tutti che siamo stati morsi dal serpente, dai serpenti velenosi, che girano cercando di fare del male, guardiamo alla croce. Soltanto la croce ci può guarire. Guardando a colui che abbiamo trafitto, noi tutti morsi dai serpenti possiamo guarire. E allora noi tutti siamo invitati questa mattina. Noi tutti morsi dei serpenti della superbia, dei serpenti della lussuria, dei serpenti dell'ira, dei serpenti della vendetta, dei serpenti dell'odio e del rancore, dei serpenti dell'ignavia e dell'avarizia, da tutti i serpenti che infestano i nostri campi, perché siamo nel deserto. Noi tutti morsi dei serpenti, guardiamo la croce. Soltanto Gesù ci può guarire. Non ci sono altre medicine, non ci sono altri ritrovati umani, non ci sono altre manovre per essere guariti, perché questa battaglia non è contro la carne e il sangue,
ma contro i principi di questo mondo, che come serpenti girano cercando di fare del male e avvelenare. E l'unico antidoto è Cristo Signore. Lui è la nostra salvezza. Soltanto chi guarda con fede a Gesù e si batte il petto per i propri peccati può essere guarito. Gli altri resteranno nella loro morte. Noi applicheremo questa Santa Messa in suffragio dei morti spirituali, con le preghiere che risuscitano nella potenza di Cristo. E applichiamo questa Messa per la guarigione di tutti quelli che sono stati morsi dal serpente, per tutti noi, perché i serpenti mordono tutti nel nostro cammino. Dichiariamoci tutti peccatori davanti a Dio. Mostriamo a Gesù le nostre piaghe e chiediamo la guarigione a Lui. Lui soltanto può guarirci. E allora, benedicendo l'acqua lustrale, aspergendoci dell'acqua lustrale nel suo nome, guardiamo sempre a Lui e chiediamo a Lui la guarigione dalle nostre morsicature mortali. Chi guarderà Lui sarà salvo, chi non guarderà Lui resterà nel suo peccato e morirà. Ma anche per questi morti noi offriamo il santo sacrificio perché risuscitano a vita. Dio eterno e onnipotente, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Benedici, o Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che, mediante questo duplice segno di purificazione, siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla potenza del tuo Santo Spirito. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con il sopo e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarò più bianco dalla neve. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato nel mondo il suo figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Parola del Signore. Gloria a te,
Vangelo della croce è il Vangelo del cristiano, è il Vangelo della vita. Quando Gesù, a metà della sua vita pubblica, incominciò a parlare del mistero della croce, come cioè era inevitabile, era necessario, era stato scritto che lui venisse preso, venisse condannato, venisse giustiziato. I discepoli si ribellarono, non comprendevano il discorso del Maestro, e Gesù ritornò una seconda volta e una terza volta per ribadire questo discorso, perché soltanto attraverso il suo sacrificio il mondo avrebbe avuto la vita. Quando a metà cammino prese Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul Tabor e si trasfigurò davanti a loro, Mosè ed Elia, che erano accanto a lui nella gloria, parlavano con Gesù, e il discorso era sulla passione e morte. Proprio quando Gesù era nella gloria, il discorso era sulla passione e morte, come la via necessaria perché gli uomini dalle tenebre salissero alla luce e venissero trasportati dal regno della morte nel regno della vita. E quando discesero dalla montagna, Gesù ripeté ai discepoli di non dire nulla di quello che avevano visto finché egli non sarebbe risuscitato dai morti. E i discepoli non comprendevano che cosa significasse risuscitare dai morti. E Gesù continuò lungo la via verso Gerusalemme a parlare ancora, che era inevitabile per lui e per il mondo che egli venisse consegnato, condannato e morisse. Ma i discepoli non comprendevano, non lo compresero neanche sotto la croce, fuggendo. Non lo compresero neanche dopo la resurrezione, nella via di Emmaus. Due dei discepoli erano in cammino ed erano sconvolti per quello che era avvenuto. E Gesù, che si accompagnò a loro, o uomini tardi di cuore a comprendere, disse: ma non sapevate che il Cristo doveva patire e morire? E così, attraverso tutte le scritture, egli parlò del Cristo e come era necessario che lui morisse per la redenzione degli uomini. È un discorso duro a comprendersi. I discepoli non lo compresero. Soltanto quando scese lo Spirito Santo, allora i discepoli compresero il mistero della croce.
ed è Pietro e Paolo che parlano della croce di Cristo. Parlano della partecipazione nostra alla passione del Signore per essere anche noi a parte della sua gloria. Io conosco Cristo e Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma forza e vita per i credenti. Coloro che vogliono vivere in Cristo Gesù dovranno subire persecuzioni. Cioè, il cristiano deve partecipare alla vita di Cristo per compiere in sé la passione del Signore. E non esiste un cristiano che non sia crocifisso. Deve passare per la crocifissione per essere a parte della gloria. Ripetutamente le scritture del Nuovo Testamento, Pietro e Paolo, continuamente ripetono questa partecipazione alla passione del Signore, alla tribolazione del Signore, per essere a parte della sua gloria. Io anziano, diceva Pietro, anziano in mezzo a voi, partecipe delle sofferenze e della resurrezione di Cristo, parla a voi. Io anziano in mezzo a voi, partecipe delle sofferenze e della resurrezione di Cristo. I due termini sono messi insieme, perché non si può partecipare alla resurrezione e alla vita se non si passa attraverso le sofferenze di Cristo. E questo discorso che noi dobbiamo comprendere. E finché non comprendiamo questo discorso, ancora non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, ancora siamo nella vecchia legge. Ma Cristo è risuscitato dai morti, Cristo è vivo in mezzo a noi e Cristo ci dice ancora: venite a me. Quando io sarò esaltato sulla croce, attirerò tutti a me. Gesù questa mattina ci vuole attirare tutti a sé e vuole, come dice il profeta Zaccaria, citato da San Giovanni: guarderanno a colui che hanno trafitto. Noi vogliamo guardare a colui che abbiamo trafitto, perché tutti noi lo abbiamo crocifisso, ma in lui crocifisso noi troviamo la nostra vita. È da lui che scende la vita nelle membra, è lui che noi guariamo dalle nostre infermità, è lui che noi risuscitiamo dalle nostre morti e viviamo, è lui che ci dà la vita. E allora questa mattina aschiappiamoci attorno alla croce, guardiamo Gesù morto per noi e riceviamo da lui la parola della vita, riceviamo da lui il comandamento nuovo, quello della vita. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Chi riceve questo comandamento vive, chi non riceve questo comandamento è nella morte. Fratelli e sorelle, questa è la parola che ci dà il Signore qui dalla croce. Amatevi gli uni gli altri, voi che mi avete trafitto. Non rinnovate la mia passione e morte, io vi ho chiamato alla vita. Amatevi gli uni gli altri, voi che mi avete trafitto. Guardate a me e avrete la vita. Voi tutti morsi dai serpenti, guardate a me e riceverete la vita. O Signore Gesù, questa mattina vogliamo guardare a te, trafitto sulla croce, innalzato sulla croce,
soffia il tuo spirito sopra di noi e facci comprendere il discorso della croce, il mistero della partecipazione nostra alla tua croce, alla tua passione e morte. Signore Gesù, dacci la gioia di essere crocifissi con te, ma crocifissi sulla croce, dove tu pendi per la salvezza del mondo il nostro peccato, e soffia su di noi ancora l'alito della vita, l'alito dell'amore. Fa, o Signore, che noi ci amiamo gli uni gli altri, perché questa è la vita, che ci amiamo gli uni gli altri, chi non ama la morte. Signore, ti preghiamo in questo momento, risuscita i nostri morti, fa che tutti i morsi dei serpenti che giacciono nelle steppe siano riportati alla vita nella potenza della tua morte e passione, e fa che tutti quelli che sono minacciati dai serpenti guardino a te, e se sono avvelenati in te riabbino la vita prima che la morte li colga. Amen. Ini mua en una iuria no yelvan amaro mi ali di nuani en un maiuri en un giorno no alarani mi en aiori en un sciaro no nella mina iarina maiuri en amaiore I ani mai o sciaro ani anamu ed elere minati macimu nu ani a noi mai ure sciaro e nu ani ali anai ure mi ali di manu ganami tuio lorinia maiore nuio Juri nu anini anu shiri anai. Allora Pietro disse: voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del demonio, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dei morti. E si è ordinato di annunciare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Atti 10. Signore, noi ti abbiamo appeso alla croce, ma noi, se crediamo in te, riceviamo la remissione dei nostri peccati. Signore, noi ti appendiamo alla croce quando vulneriamo il nostro fratello. Noi ti appendiamo alla croce e ti crocifiggiamo quando contravveniamo alla tua legge. Signore, tutti siamo peccatori davanti a te, e questa mattina vogliamo
ai tuoi piedi chiedere perdono dei nostri peccati. Vogliamo chiedere perdono a te se abbiamo tramato contro i nostri fratelli, se abbiamo congiurato contro i nostri fratelli. Signore, vogliamo chiedere perdono a te se la nostra lingua si è macchiata del sangue dei fratelli. Vogliamo chiedere perdono a te se abbiamo offeso le tue sante leggi, i tuoi santi comandamenti. Vogliamo chiedere perdono a te se abbiamo contravvenuto al tuo comandamento. Tu hai detto: chi dice al suo fratello raca è degno del giudizio della Geenna. Per la tua grazia e la tua misericordia, e mentre siamo ancora in tempo, vogliamo chiedere perdono a te e vogliamo chiedere la guarigione dalle nostre ferite. Dove hai ricevuto queste ferite? Nella casa dei miei fratelli. Signore, ti chiediamo la guarigione dalle nostre ferite, la guarigione dalle morsicature dei serpenti velenosi che girano attorno a noi. Ti chiediamo, Signore, che la potenza della tua resurrezione si innesti in noi e i morti risorgano a vita. O Signore, ti chiediamo la guarigione di tutte le nostre malattie. Ti chiediamo la liberazione di tutti i nostri demoni che girano attorno. Ti chiediamo soprattutto la consolazione, quella che scende da te e che passa attraverso la croce. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutte le autorità costituite, perché possono predicare la croce di Cristo e partecipi delle sofferenze, portino volentieri il peso della croce per la redenzione del gregge loro affidato o della popolazione affidata alle loro cure. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per i poveri, per gli ammalati, per quelli che sono oppressi. Ti preghiamo soprattutto per i carcerati che soffrono soffrono le loro pene nelle carceri, dove gli uomini li hanno carcerati, li hanno chiusi per i loro delitti, ma dove la tua grazia scende perché tu perdoni ogni delitto. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascolta, Signore. E adesso ascolta, Signore, le preghiere che ti rivolgiamo per tutti quei fratelli e quelle sorelle che si raccomandano a questa comunità, che si raccomandano a questo gruppo, che chiedono guarigione, liberazione, consolazione e salute. Signore, siamo, Signore, tutto quello che tu stai facendo in mezzo a noi, e vogliamo stringerci a te che sei sulla croce. Noi invochiamo un solo uomo che sei tu e ti diciamo: Signore, vogliamo indossare le tue vesti, lasciaci portare il tuo nome, toglici la nostra vergogna. Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo, cioè quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito l'interno di Gerusalemme
dal sangue che vi è stato versato, con lo spirito di giustizia e con lo spirito dello sterminio, allora verrà il Signore su ogni punto del Monte Sion e su tutte le sue assemblee, come una nube e come fumo di giorno, come bagliore di fuoco e fiamma di notte, perché sopra ogni cosa la gloria del Signore sarà come baldacchino. Una tenda fornirà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro i temporali e contro la pioggia. E parola di Dio in Isaia 4. Signore, noi vogliamo stringerci attorno a Te, vogliamo invocare il Tuo nome. Togli, Signore, la nostra vergogna, purificaci dei nostri peccati e noi saremo santi della Tua santità. Quando Tu avrai lavato le brutture delle figlie del Tuo popolo, allora un baldacchino sarà steso su di noi, una tenda dove Tu abiterai con i Tuoi figli, dove non ci sarà più il temporale che ci disturbi, né il caldo del giorno che ci faccia del male. Signore, vogliamo stringersi attorno a Te. Sei Tu che ci inviti sotto la croce, sotto il baldacchino della croce, sotto la tenda della croce. Sotto questa tenda non piove, sotto questo baldacchino non ci sono temporali. Signore, vogliamo stringerci attorno alla croce per essere al sicuro. E adesso, Signore, Ti ringraziamo perché Tu stai operando una guarigione. Tu stai toccando un uomo che è affetto da un male al polmone sinistro e Tu lo stai guarendo. E in questo segno vuoi guarire tutte le nostre ferite, tutte le nostre infermità. Amen.